Ciao amici, bentornati sul canale Il Giornalismo del Cuore, una delle cantanti che con la sua splendida voce e il suo senso meraviglioso di esprimere le sue emozioni in maniera impeccabile conquistando il pubblico è proprio lei, Arisa. La ragazza si è fatta conoscere nello show Ballando con le Stelle aggiudicandosi la vittoria di questa edizione con Vito Coppola. Purtroppo, però, ella ha dovuto affrontare una malattia che l'ha messa alle strette. Ari. Una carriera davvero brillante che le ha portato diversi premi e riconoscimenti per essere una cantante davvero meravigliosa e piena di entusiasmo. Il suo primo successo è avvenuto con il Festival di Sanremo 2009 e il brano Sincerità che ha fatto di lei una vera e propria icona tra pubblico e musica. Infatti i giornalisti su di lei avevano subito espresso un parere positivo affermando, la canzone Sincerità viene arricchita dal personaggio Arisa che ha saputo creare un rapporto immediato con il pubblico. Nell'esibizione con il maestro Luttazzi, Arisa ha dimostrato di saper calcare il palco con semplicità e dimestichezza adattandosi perfettamente all'atmosfera dell'arrangiamento swing del brano. Tra i premi ottenuto nel corso della sua brillante carriera possiamo citare alcuni come un premio Asso Musica e un premio della critica Mia Martini al Festival di Sanremo 2009, un premio Sala Stampa al Festival di Sanremo 2012, due Wind Music Awards, un Venice Music Awards, un premio Lunezia e un premio TV, premio Regia Televisiva, oltre ad una candidatura al premio Amnesty Italia e due al Nastro d'Argento nella categoria Migliore Canzone Originale. Inoltre, la cantante ha dichiarato di essersi sottoposta più volte ad alcuni interventi chirurgici rivelando il motivo, ero alla ricerca di un modello di perfezione che mi stava mettendo in difficoltà. Passavo il tempo a guardarmi allo specchio. Ho iniziato a fare delle punturine, mi sono lasciata prendere. Vedevo un sacco di chirurghi che mi dicevano, è proprio sicura? Purtroppo, la donna, nonostante il successo deve affrontare la malattia che l'ha messa alle strette. La malattia affrontata da Arisa.Ari. Molti si chiedono come mai la donna continui a cambiare look indossando continuamente delle parrucche. La cantante ha finalmente svelato ciò che si cela dietro le sue scelte personali. Ella ha confessato in un'intervista, soffro di tricotillomania. Ecco perché non mi faccio mai crescere i capelli, quando ce li ho, me li stacco. Inoltre ha comunicato sui social di voler farsi crescere i capelli affermando, da oggi indosserò questa parrucca fino a quando non mi crescono i capelli. Guai a chi fiata. Nella cultura afroamericana quasi tutte le donne indossano parrucche. Anche Naomi Campbell, quindi posso farlo anch'io. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discuterne insieme. Ci vediamo nei prossimi video. Fino a quando ci incontriamo nuovamente.